Rendiamo da dove eravamo rimasti, ovvero dallo sterrato vicino al campeggio, e in questo nuovo video andremo invece a fare lo sterrato che costeggia il Musone, fino poi ai primi tratti di sterrato prima di Porto Recanati. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che vengono pubblicati, e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco per ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Questo potrebbe essere uno di quelli. Se volete, potete seguirmi su Strava in modo da avere i dettagli di tutti i giri che faccio. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Quello dopo il ponte, eh? Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo durante i miei giri e per fare le riprese. Un rifatto. Questa è nuova. Fin troppo bella. Toglie il divertimento del single track. Qui ce l'hanno riempita di ghiaia. E è la prima volta che la trovo così. Sì, fin troppo. Però era bello, cavolo, il single track. Ma se lo posso usare in giusto. Lo so. E quella è la fregatura. Cioè, se sono ciclisti va bene, ma se sono macchine. Hanno anche chiuso l'uscita. Imparo. Adesso vediamo com'è. No. Vabbè, non fa passare le moto. Che passano lo stesso tanto. Diciamo per non far entrare le macchine, va? E questa è una buona cosa. Da qui per ora non mi pare che sia caduto nulla. Adesso vediamo. Che secondo me dove rischiamo di trovare roba un po' giù è sull'altro sterrato del Musone, sull'altro lato del Musone. Qui è abbastanza ampio, c'è passaggio per il maneggio, insomma
anche fosse caduto qualcosa qua, mettono a posto, penso, rapidamente. Sai anche dove dovremmo provare ad andare? E non ci sono mai stato. È un po' di anni che Maurizio mi dice degli sterrati che ci sono vicino a Offagna, quella zona lì. E lì dovrebbero essere belli. A me, io sono andato l'anno scorso del Cielo, a Cingoli. Ah beh, cavolo, lì, lì ti ho detto, io ci ho fatto la Gran Fondo Leopardiana in una giornata di super caldo e di super crisi. Ma in mountain bike? No, 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 strada, strada. Bella quella zona lì, eh? Sì, sì, e infatti ci devo tornare, ma nella giornata giusta, perché devo... Ma quant'è da qua? Allora, sono una trentina di chilometri, no, anche di più forse, per arrivare all'imbocco della salita. Ah, ecco, diciamo che bisognerebbe, cioè o si dedica la giornata, e allora ok, con la bici da corsa ovviamente, oppure si arriva sotto a Osimo e si parte da lì, che a quel punto, no, perché in realtà il cartello di 30 km è lì sotto Osimo, quindi vuol dire che da qui siamo una cinquantina. Sono 20 km da qua oggi? Sì, più o meno. Dipende che strada fai. 20, 25, 22. Andrà a distanza. Sì. Tu conta che la Gran Fondo partiva da Recanati. Faceva tutto. Recanati, sì, sì. E era un... adesso non mi ricordo quanti chilometri di Gran Fondo. Con 2500 di aumento di quota. Sì, sì. Lunga e massacrante, perché la salita lì di Cingoli in pieno sole mi avevano ammazzato. Ma noi siamo stati comodi, siamo andati proprio fino a città, proprio. Ah, vabbè, città. Allora tranquillo, allora bello fresco, parti e vai. No, ma è stato anche, sai cosa? Appena prima che mi si rompesse il cuscinetto del mozzo della ruota davanti della vecchia bici, e quindi praticamente due settimane dopo a Milano mi si era completamente bloccato, quindi probabilmente era già più indurito e anche per quello cazzo che facevo più fatica, però ci devo tornare. Un'altra che mi piacerebbe fare è Sasso Tetto, la salita di Sasso Tetto, che hanno fatto nella Tirreno Adriatica di 2 anni fa. Ma dov'è? Sì, sempre qua in zona. Lì conviene arrivarci in macchina sotto, a sinistra. Sono lì a Civitanova. Ma in mountain bike dici o strada? Ma sì, ma io l'anno scorso ho provato a fare una variante, andare a Macerata anche, ho fatto un bel giro, solo che ecco, l'unico inconveniente è che c'è un pezzo di stradone brutto, trafficato, ma fatti quei 10 km lì poi è bello, ho fatto tutti i vari paesini caratteristici. Monte Cassiano, poi adesso gli altri non mi ricordo, ma belli. Ah! Sì, se ci si butta verso l'interno gli Appennini ne trovi tante. Beh, ecco un'altra che mi piacerebbe fare è il Carpegna di Pantani, però anche lì bisogna andare Cesenatico da quelle parti e portare la bici. Sì, ecco, anche un'altra che è certo, tutte. Sì,
è anche dura, penso. È solo che adesso c'è bisogno, se uno vuole fare bisogna organizzare, scegliere la giornata giusta anche, che adesso incomincia ad esserci traffico in autostrada. Il ritorno di sicuro te lo becchi il traffico, l'andata magari lo eviti. Ah, per il Carpegna e San Marino, volentieri. Sono due robe che sono nel mio elenco dei desideri. Ho visto anche oramai parecchi video della salita al Carpegna. Ce n'è uno con... No, non è lunga, però è famosa perché è quella dove... Sinistra, sinistra. Dove si allenava Pantani e dove diceva il Carpegna mi basta, cioè lui provava i tempi sul Carpegna, e appunto, quindi adesso vado a memoria, dovrebbe essere 6 km, 7 km, una roba così, però deve essere duretta, penso. Ricordo che ho visto... Beh, ho capito, ma il Monte Conero non la faceva Pantani e quindi e poi no, il Conero è micidiale, è corto ma spacca, non ti dà respiro, poi d'estate col caldo. Carpegna è nel bosco, secondo me è un po' più ombreggiato. Sì, però mi ricordo 2 anni fa quando c'era quel caldo micidiale, siamo andati dentro nella zona di Frassassi, sopra in alto, dove di solito ci sono tutti, diciamo, i rifugi, tipo 1000 metri, che insomma è una quota già presa, erano lì che spoccheggiava, c'erano 30 passagradi. Ascolta, se io ho trovato 35 gradi al passo dello Stelvio, che è 2758. Ma minchia, collassavo anch'io su quella giornata lì. E per fortuna che il doppio Stelvio l'ho fatto come ultima giornata di una settimana in cui 3 giorni erano a Ponte di Legno, 3 giorni a Bormio, e quindi oramai ero bello ambientato. Io la prima giornata che arrivo faccio sempre fatica lì. Ma anch'io quando vado in montagna, ma lo vedo, cioè mi sembra di avere la colla sotto le ruote, non va. Cos'è? Sì. Frenata la bici. Ma anche a piedi uguale. Sì, sì. E poi guardo le pulsazioni, sto andando come una lumaca e vedo che le pulsazioni sembra che stia facendo chissà cosa. Almeno la prima settimana così faccio fatica. No, io qui no. Io al mare faccio fatica, mi butta giù il mare. No, io il caldo mi ricarica. No, sai cos'è? Allora, tu e anche altri andate spesso al mattino. Io non sono così convinto che il mattino vada meglio. Perché il mattino, sì, parti col fresco, ma dopo un'ora e mezza incomincia il caldo bastardo, cioè, e quindi poi e va ad aumentare. E quindi poi boccheggi. A quel punto è meglio invece partire a quest'ora, che parte col caldo, soffri un attimino, ma sei già abituato dal caldo al mare, e poi va a rinfrescare. Qui attraversiamo, andiamo dritti. Buono. Poi era l'altra, adesso non mi ricordo. Forse era quella dopo, ma tanto la recuperiamo lo stesso. Sì, era quella dopo.
Boh, ma qui, ah no, quello là? Sì, penso che sia già, non so se è il Green Leaves, se è lui, o è troppo in qui, boh. No, no, è presto per il green, credo. Sì, comunque è pieno di... Ce n'è una simile. Guarda che anche lì c'è un albero giù. Ce n'era mica uno simile così, ecco, mostro occupato. Ce n'era uno? Degli scheletri. Ma c'era... Sarà il Green Leaves, forse, boh. Dove una volta... C'era la discoteca. Verso la fine del portone. Sì, sì, sì. Allora, guarda anche questo tutto giù. È un bel massacro è stato, eh. Poi c'era stata anche l'inondazione qualche anno fa. Ma qui basta che fa due gocce in più del normale e soprattutto Marcelli, alcune zone si allagano subito. Marcelli è una roba disastrosa appena piove, sì, sì. Come pioggia, sì. È il vento che è stato più forte del normale. 150 km all'ora. E vedi, questa non l'avevo mai fatta di stradina. Di solito facevo quella di là. Almeno vedo com'è. Vedo una cosa con... Sì, non sarà chiusa. Sì, sì, però cioè, il raccolto c'è sempre. Adesso dovremmo girare a sinistra qui a questa cosa qua, se non è chiusa, che vedo, cos'è che c'è? Vabbè, c'era già. Hanno solo aggiunto l'entrata uscita protetta. Thank you.
scenderti giù un albero. Qui là, è qua. Proprio marciti questi. Spaccati. Di tanti, ora altri due laggiù. È stata tosta. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno pubblicati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, questo giro con Piero continua, ciao, alla prossima!